Anche quest'anno tutti nello stesso piatto, siamo ormai alla sesta edizione. Film, documentari e corti di animazione sul tema del cibo esplorato a 360 gradi. Quest'anno un filone importante, nuovo, a cui abbiamo deciso anche di dedicare la conferenza di apertura è quello dell'educazione alla cultura della legalità. Abbiamo film documentari che raccontano l'esperienza, ad esempio, con la nostra terra di una cooperativa di Libera, il racconto dello Stato che mette a disposizione strumenti legislativi per uno sviluppo sostenibile e rispettoso della legge, della legalità. L'esempio di un gruppo di giovani che riescono a farsi dare in affido una grande estensione di terra che apparteneva prima ad un mafioso e cominciano a produrre tra mille sfide, tra cui appunto quella più grave è la mafia che comunque continua a persistere sul territorio e a cercare di contrastare questa esperienza. Un altro dei documentari che segnaliamo per questo filone sulla cultura della legalità e ogni singolo giorno è un documentario girato in Campania. Anche qui abbiamo scelto di raccontare una storia in positivo. Si parla della Terra dei Fuochi, il taglio è quello di dar voce a chi vive nella Terra dei Fuochi per raccontare non solo le loro difficoltà, ma per raccontare esperienze di impegno civile, per la difesa della propria terra, per la difesa delle proprie produzioni agricole, delle tradizioni, ma anche della propria salute. Abbiamo anche film documentari che ci raccontano l'Asia, dalla Cina all'India fino alla Cambogia, con tagli narrativi differenti. Un film a cui invito calorosamente ad assistere alla proiezione è My Name is Salt, il mio nome è Sale, un film di una regista indiana, Farida Pacha, che in questo documentario sta registrando un grandissimo successo nei festival a livello internazionale. È raccontare una storia di una famiglia, sono dei produttori di sale, in una delle zone più dure, il deserto del Kutch, siamo nell'India nord-occidentale e si segue le vicende di questa famiglia nell'arco di 8 mesi. E con un tono, il documentario è un tono lirico, poetico, di grandissima fotografia. Un filone importante è quello ambiente, cibo ambiente sono strettamente legati e dagli Stati Uniti all'America Latina raccontiamo in alcuni casi storie di degrado dell'ambiente, storie di cattiva agricoltura dove l'agricoltura industriale aggredisce l'ambiente, aggredisce la terra, ma anche storie positive di resistenza di contadini che decidono di produrre biologico, organico e delle loro strategie per produrre cibo che faccia bene a chi lo consuma, a chi lo produce e soprattutto salvaguardia l'ambiente.